carniale chino d'imbroglie, oggi macaroni e craifoglie, va, a spicciato carniale. Da domani mangeremo verdura e la mangeremo fino al giorno di Pasqua, perché poi si inizierà a mangiare carne. Ma che cosa altro capo, se potevo pure mangiare? Vabbè, per attenerci al proverbio. Allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti ad un ennesimo appuntamento con la cucina della zia Ivana. Allora, è appena passato carnevale, purtroppo carniale ogni anno, castimato, ave chioputo, grande. Ha visto che grande l'ha fatto Martaria? Madonna mia, neve paria tanta. Sembrava neve, sì, sì, terrore. Dalla finestra. Quest'anno ci sta massacrando, abbiamo avuto un febbraio, una fine di gennaio terribile. Fino alla mattina c'era neve. Era da film del terrore. Era. Allora, Ivana, è inutile dire che le ricette dell'altra volta, grazie a Dio, succede buone. Abbiamo avuto dei commenti lusinghieri e adesso, siccome come ricetta base non ci può essere la carne per ovvi motivi, non ve l'abbiamo spiegato, ma torniamo ad spiegarvelo. Da mercoledì, giorno delle ceneri, è iniziata la quaresima e anticamente durante la quaresima non si mangiava la carne, comunque tutti i derivati delle proteine, cioè le uova e altre cose, una volta, e la carne era soprattutto la carne. E noi cercheremo di rispettare nella nostra cucina, almeno per questi 5 mercoledì di quaresima, le tradizioni. Quindi non faremo venerdì. Piatti. Non è mercoledì. Sino al venerdì santo, sabato santo. I venerdì di quaresima non si mangia la carne. Sì, ma prima non si mangiava proprio durante i 40 giorni. 40 giorni? Ma tanto la povera gente non la mangiava comunque la carne. Ma questo non era un grande sacrificio. Lo spiegheremo man mano che andremo avanti. Quindi stiamo dicendo, per mantenere la tradizione, durante, ecco, diciamo così la contattavamo, durante i 5 venerdì di quaresima non mangiamo carne. Quindi oggi, vedete, c'è una tavola piena di verdure. Verdure è un tubero, non un tubero, una patata, sempre le patate. Ecco, qua c'è già il condimento preparato. Sempre allora, ecco. Vegetale. Domanda di rito, ci mangiamo oggi? Rifacciamo la pitta di patate. Con la pizzaiola. Con la pizzaiola. E le cipolle. Sì, quella è la classica, no? E poi faremo gli involtini, abbiamo già fatto gli involtini di scarola, però li abbiamo fatti asciutti, no? Messi sì. Adesso li faremo con i capperi, le olive, no? Sì, con quell'impasto famoso. Invece adesso li faremo con la frittata, con le uova, un po' di formaggio, un po' di pane gratinato. Vedo riso anche? Un po' di riso. Ah. E però cotti nel una minestra praticamente, cotti in un brodo vegetale. Vegetale. Quindi okay. Qui io infatti cominciamo subito. Allora, iniziamo. Vedo, allora questi sono sedano, carota, cipolla, pomodoro, zucchina. Pomodoro e patate. E patate. E prezzemolo che ho già spezzettato. Ho deciso che la prossima volta prenderò un ramo di prezzemolo e lo metterò qua, proprio come simbolo del mio amore che ho per il prezzemolo. No, non c'è meno. Allora, lasciamo innanzi. Come iniziamo? Allora, quindi mettiamo la pentola, io l'ho già messa a farla intiepidire così guadagniamo tempo, no? Quindi abbiamo detto. Ed è un buon brodo vegetale, abbiamo si fa. Detto, quindi tagliuzzate tutte. Quello prezzemolo, andate, Ivana. Questo è un po' di prezzemolo, l'ho già tagliuzzato. Quindi patate, carote, zucchine, pomodori. Sedani. Sedano e cipolla. Laccio. Laccio, sedano. Stavo parlando in italiano, quindi. E io traduco in dialetto, traduce. Faccio la tradizione simultanea. Sì, poi. Allora, devo dire cucuzza. Vabbè, no? Sì, cumitoro, laccio. Cumitoro, laccio. Ciapurra, patita. Quindi, no, patata, poi mettiamo, patita. Io metto un po' di. Dado di brodo che troverete sul nuovo libro. Oh, ci mangiamo un torna a casa la zia Ivana. Questo, quindi si ne mette la quantità giusta per il sale, no? Perché sì, questo sì, c'è sì. Molto sale, è come se fosse un dado quello comprato. L'abbiamo chi già non detto. Ce l'ha, può usare tranquillamente il dado comprato, ma chi non lo usa, c'è chi non lo vuole usare, no? Iva, sei monotono, l'abbiamo detto 101 volte. No, mette il sale, no? Può usare il sale tranquillamente. Sì, me lo so. Solo che poi quando si usa, se non si usa dado, si mette un pochino poi d'olio nella minestra, certo. No? Sì. Quindi noi ne mettiamo. Ne mettiamo un pochino e poi vediamo di sale. Sì, tu stai attenta però, Ivana, poi ad assaggiarlo, mi raccomando. Oh, allora, fatto questo qui deve bollire, deve cominciare a cuocere. Noi cominciamo a fare tagliere, cominciamo a fare gli involtini di scarola. Quindi cosa mettiamo negli involtini di scarola? Mettiamo un pochino
Di riso. Di riso. Riso, questo è il riso bollito, questo praticamente. È il riso parboiled. Parboiled, cioè quello che non scuoce. Quello giallo che non scuoce. Ne mettiamo un po' qua. Iniziamo a piccare più, che a me mi piace un riso in tra gli involtini. Poi vediamo se è necessario. Visto che devo assaggiare io, no? Vediamo se è necessario metterlo, no? Brava. Guarda, c'è sorta dove, parietta cagina. Quanto se l'ha fatto facendo dove, parietta. Enormi, sudante. Vedre meglio. Io ho fatto 8 foglie di scarole. Ah, da fare molto involtini. Fare, poi le altre erano piccoline. Ecco. Come al solito sono fresche le uova, vedete? C'è una signora che ci ha detto, papì, se volete le uova, mi raccomando, dillo a noi. Però non era quella famosa ditta di Gallipoli. Adesso non ce l'ho presente. Se vuoi fornirci un po' di uova, ce le dai, grazie cara. Ma se no non c'è bisogno, un chiaramente. Un po' di prezzemolo. Vedi che mi sono dimenticato. Classico. La carta, lo Scottex. Classico. Su 10 puntate se ne riscorda 9 fiato Scottex. No, era parecchio tempo che me lo dimenticavo. Dammi. A dove sta assistente di studio? Dove sta? Poi mettiamo un po' di toscanello. Io sapete che il grana lo uso poco, però questo è facoltativo, no? Ognuno usa quello che vuole. E poco di pecorino sardo. Bene, male che non siete tosto, sennò tu sono avancato così ti trasi tra il cervello a piare lo scotto e che sei. Un collo. Brava. Le mani sporche di poco. Ma io le dico de, mille una notte, vai da manco, per la nanticamba non ne passa. Ma sono cose che succedono, sai che da stamattina che sto girando per preparare queste cose. Che ci vuole preparare una tavola, va, niente, dai, non essere morto. Certo. Prossima volta faccio venire te, metto anche un po' di pan grattato, sì, che asciuga. Ah, possiamo mettere una tavola? Sì, mettilo tutto. Tanto che rimane come mangio io, capito? Ma vediamo, se no viene poi troppo duro. Lo vedo troppo liquido per quegli involtini, Ivana. Un po' di pepe, no? No? Non è liquido? Un po' di pepe. No, vediamo, tanto il pan grattato mo, si deve... Si deve imbevere. Lo possiamo mettere. Maledetti verbi, imbevere. Cuocere già è difficile, imbevere. Si deve impregnare, ecco. Impregnare di usate quelli più semplici, verdi. Ma se io voglio parlare difficile, assorbire. Mannaggia me. Adesso è abbastanza denso. Quindi, una volta fatto questo, tu hai messo forno, sì. Ripeti che hai messo, vabbè, poi tanto le ripeteremo la ricetta. Abbiamo dai. Messo vediamo. Le uova, riso, formaggio, pan grattato, prezzemolo, pepe e un pochino di sale. E di sale. Sì, ove, pane, toscanello, pecorino, prezzemolo, sì, e l'uovo glucoso, sale e pepe. Bene. Sale fino. Ma adesso tu quelli li fermerai con che cosa? Da soli si allora. Fermano? Da soli perché sono abbastanza morbide, no, come foglie, quindi... Allora, queste qui sono le scarole, no? La scarola. Quelle lunghe. Sono le foglie più grandi, quelle esterne, no? E io ho lavato, per me è sbollentato, perché bisogna sbollentarle, se no sono troppo rigide. Quindi non si riesce a piegarle. Quindi mettiamo una cucchiaiata, bella cucchiaiata in mezzo qua. È buono, deve essere buono, caspita. E devi chiudere pure dai lato, sennò... Ecco, e si mantiene da solo. Questo praticamente quando si metterà nel brodo bollente si rassoderà, no? Praticamente. Si rassoda, sì. Come certo. Sono bravo, certe volte sono bravo, sai? Ma poi sta imparando. Sì, mano a mano, certo, con l'esperienza che mi hai fatto fare tu in questi anni di teleonda, di ricette, di cose, mamma mia. Mamma mia, non mi va più di mangiare, mi ha passato l'appetito. Ho bisogno sempre mangiare. Questa si è scurita però. Quella è l'unica cosa che non mi manca mai. Non fa niente. A Natale ci ho mangiato di meno, ma stavo preoccupato, va? Ti ricordi? Sì, sì. Stavo preoccupato per l'apparecchio che non funzionava. E quindi 8 ne faremo? Sì, sono 8. Attento non si strazza, sai? Perché possono essere fragili.
aspetta, facciamo così, così il nostro caro Maurizio, il nostro operatore, è più alla visuale più ampia, ecco, non mi veniva il termine. E Cenerita mi sembra il cutia, Ivana? Sì. Brava. Sempre io le prendo le Cenerita. Io no, io sono diventata... Anche se non sono andata a ballare. No, sì, mica è quello. No, è perché si collegava una volta. Una volta, no? Sì, diceva. Le Ceneri per penitenza perché sì, ci erano stati i bagordi del carnevale, ma in effetti il senso dell'imposizione delle Ceneri non è perché si è fatto il bagordo. Perché in un periodo forte che la Chiesa consiglia di rispettare, di conversione, di avvicinamento a quello che è la dottrina del Vangelo e tutto il resto, e allora la Chiesa dice ricordati, infatti una volta era ricordati che se polvere e polvere tornerai, cioè nei momenti in cui tu stai nel fiorfiore, penso, del tuo godimento, ricorda in qualsiasi momento della vita che tu sei polvere. Adesso è cambiato, non è più ricordati che sei polvere e polvere tornerai, ma è convertiti e credi al Vangelo. Quindi voglio dire, vedete come cambiano anche i tempi. E fra l'altro c'è stata, fra poco la leggeremo, Ivana, una mail di un nostro amico che si chiama Marco Indino, che faceva i complimenti per come avevamo spiegato la tradizione del campanone di San Francesco, no? Per chi non avesse visto la puntata precedente, da noi la Quaresima, dopo la sfilata che si faceva una volta a Gallipoli Vecchio intorno a mezzanotte, anzi un po' prima della mezzanotte, le maschere si avviavano tutte verso la chiesa di San Francesco d'Assisi, e lì a mezzanotte in punto suonava il campanone a morto, e in quel momento tutti si toglievano la maschera, chi aveva la maschera, ma anche la gente che assisteva alla sfilata, si inginocchiava, si faceva il segno della croce, e da quel momento iniziava il periodo di Quaresima, periodo in cui, come abbiamo detto all'inizio di questa puntata, non si poteva eccedere, diciamo, ecco, mettiamolo in questo modo la cosa, e quindi da qui tutta la tradizione di non eccedere in tavola, di non accedere nei modi, di essere più sobrio, più morigerato, e quindi vedete come cambiano quelle tradizioni, da ricordati che sei polvere e polvere tornerai, a conversi e credi al Vangelo nell'imposizione delle Ceneri. Però quando faccio serio mi piazzo, porca miseria. E quando faccio pagliaccio, quando mi supporto. A quanti stai? Tu? Un altro devo fare. Aspetta. Aia, se fucau. Non mi sto mangiando. No, nel senso che. 1, 2, 3, 4. La mia sei. Gola. T'ha visto Sanremo che ho tosto? Un stozzo. Un pezzo, perché finisce tardi. Finisce tardi, tu sei come le galline, vai a letto presto. No, non è che va a letto presto, se tu una televisione c'è a caso non c'è televisione. A me Sanremo non entusiasma. No, lo so neanche a me, no, ma effettivamente sono parecchi anni che non mi entusiasma. Le canzoni quando sono nuove, io non essendo una grande musicista non le capisco. No, musicista no, è diverso, una musicologa. No, musicologa. Ecco. No, io manco, non è... Io di musica ne capisco poco e niente. Comunque... Non riesco a cogliere magari le varie... Io da quello che ho sentito il livello, cioè, mi sembra abbastanza buono come canzoni. Mi piacciono, e poi io non... La sarà perché ti amo, ti piace. A me non mi piace certe musiche. E vola chissà. Non perché non li capisco. No, non la capisco, no, tu hai altri cose. Io invece qualunque cosa faccio, mentre quando sono a casa chiaramente, ma anche in macchina, sempre musica, ascolto qualsiasi tipo di musica, e infatti a casa mia ho una collezione di DVD, di CD, di vinili, proprio perché a me qualunque cosa, io quando per esempio faccio i presepi, sapete, no, che io ogni tanto faccio qualche presepio a casa, allora, scendo la mattina nel mio, diciamo nel mio, come si dice, nella mia, non è un garçonniere, come si dice, nella mia sotto... Nella cantina, dici una cantinetta, ecco, qua. Ma no, nel mio laboratorio, ecco, non mi veniva in mente. E dal momento in cui scendo sino a quando non me ne salgo, metto sempre musica. Poi a seconda dell'umore, o sono cantautori, o sono musica anni 60-70, o sono i Pink Floyd, o è altra musica più impegnata. Ecco, il racconto io sto appunto. Sta bollendo troppo. Brava. E allora. Ma questo si mangia con la pastina poi, Ivana, o no, così? No, questo si mangia così. Così. Chissà, mi viene un dubbio, ma non ho dubbi. Chissà se al nostro ospite di oggi queste cose le piacciono. Io ricordo. Allora, io voglio assaggiare. Io ricordo che mangia un po' di tutto. Di tutto, di più. Quindi. Non vi dico chi è, però guarda, io la tengo di fronte. Ti piace. È insipido. Insipido? Metti. Questo è il dato, vedi? Vedi, questo è il dato fatto in casa. Tu l'hai comprato il libro?
sei venuta, no? Allora vai sul libro, torna, sì, infatti sì, lei compra sempre i miei libri, tutti ce l'ha. E se va su quel libro, così impari a fare il dado in casa e non li cazzi. Queste devono cuocere qua così, a fuoco basso, perché sennò si aprono. Quindi? Erano i pezzi che ho tolto che erano... Niente. È rimasto un piccato impasto, ma non face niente. Vabbè, quindi questo lo possiamo togliere, così non facciamo... Anzi, questo aspetta, qua sa che fai? Dimmi, cara. Questo? Perché ti serve il fornello? Sì. Ah, e dammi. Dammi. Questo portalo da Giovanna, alla, che assistente di studio. Basso. C'è il gas acceso, ma lo accendo io. No, non ti disturbare, sai? Tasta legge mentre l'assistente di studio. Vado, stai qua. Mettilo basso. Sì, ne. E l'uscindo al piano terra, allora ce la dimentire vascio. L'uscindo al piano terra, che stiamo al secondo piano qua. Io non metto vascio, no? Che facciamo, vedi, adesso? Portagli questo che torna. Poi assaggia, vedi se c'è bisogno di dado ancora. Vanni, vieni, Maria, tu furo. No, poi allora, ogni tanto ce lo provi. Non ho giungitato. Qua così. Quindi, allora, mettiamo adesso... Che stiamo facendo adesso, Ivana? La pizza di patate, no? No, il quindi la cipolla. Ecco, questo. Io l'ho già preparata, però adesso ne mettiamo un po'. Vieni, e facciamo... Guardate. Vedere... Questo ci ha preparato, adesso già Ivana. Quindi ci mette, ci mostra come si fa. Si mette un po' d'olio in più, perché poi l'olio delle cipolle serve per fare l'impasto delle patate. Delle patate, no? Quindi per condire l'impasto. Quindi mettiamo la cipolla qua, cioè l'olio qua sopra. E poi? Poi mettiamo un pochino di aglio. Ma queste cipolle sono porri, Ivana? Questo era un cipollotto che... Uno sponzale praticamente. Sì, questo è un periodo dei sponzali. Mettiamo. Infatti a uscire mi mangio la pizza con gli sponzali, che a me mi piace. Un però pochino di quando aglio. Vai alla pizzeria che vai io, non la tenne mai sponzali. Un pochino di aglio. Allora l'aglio. Poi mettiamo, possiamo mettere tutto insieme. No, beh, così non taglio, li va. Devo tagliare, se infatti. Mettiamo. Quindi la cipolla, questo era cipolla e coso, pezzettino ce l'avevo. Sì, ho visto, è cipolla e sponzale. L'avevo sì. messo nel coso, lì è rimasto e l'ho messo qua dentro. E poi quindi mettiamo un po' di prezzemolo. Ricordo che durante la Pasqua, hanno poi durante questi venerdì, questi sabati, non possiamo fare dolci. No, stavo dicendo, possiamo ritornare a fare qualche dolce. Per mantenere la quaresima, no? Perché la quaresima, praticamente non si possono proprio mangiare dolci. C'è chi vuole fare sacrificio. La regione ha già visto, ecco perché non esiste più la quaresima, la regione ha già visto Viareggio, no? Sulla Rai, sulla Rai 3 di domenica. E siccome il giorno 24 e 25 ci sono le elezioni, no? Hanno rimandato la sfilata al 3 di marzo, l'ultima sfilata. Sì. Praticamente i 30 giorni prima, no, ma di meno, perché 28 giorni, no? Sì. Sì, più o meno di un mese alla Pasqua. Quindi voglio dire, che senso ha poi fare il carnevale in questi tempi, no? Questo per dire che è veramente cambiato tutto, no? Questo volevo dire. Chiudevano il venerdì di quaresima, il cinema. Erano chiusi, non proiettavano niente. I venerdì di quaresima, e io ricordo, tu forse venerdì sei un po' qualche anno più grande di me, io ricordo il venerdì santo che i cinema erano chiusi. No, tutti i venerdì di quaresima. Abbiamo messo la cipolla, ma lo lasciamo piano piano. Quando la cipolla diventa trasparente, no, che comincia, ciò vuol dire che è cominciato a cuocere, aggiungiamo i pomodori. Non molti, quindi deve essere rosato, non deve essere sugo forte. Sì. Allora intanto che la poi aggiungerà tutti questi altri ingredienti, perché vedete, ci sono le olive. No, nel sugo, quelli a crudo li aggiungiamo. Vabbè, a crudo, e poi vediamo. E vedete, ci sono le olive, poi ci sono i capperi, le acciughe, un po' di aromi per arrosto, e poi questo che cos'è, Ivana? Peperoncino. Ecco, se no lo devo mettere qua. Allora, quindi... La teglia vuoi, mo Ivana, ci vuoi? No, mo dobbiamo passare qua. Quindi mettiamo un po' di peperoncino sott'olio. Io lo faccio sott'olio perché quelli secchi non mi piacciono. Questo... Perché a volte si fanno la muffa pure dentro. Le pitte erano i piatti che si usavano di più in quaresima, pitta, praticamente. No, pitta, abbiamo detto che è un termine che deriva dal greco. Dal greco. Che significa torta, pizza. Sì, no? Qualsiasi cosa. Essendo o dolce o salata, sì. Dominati dai greci, quindi abbiamo anche... Ci sono tanti. Greci, arabi, ortopoti, tutti, inglesi, francesi, arabi, saraceni, tanimo, allora, di tutto. Mettiamo
E se non porto di mare un del po' resto, di formaggio, no? di toscanello. Io sapete che in queste cose faccio sempre un po' di misto. Sì, no? perché quel poco di di sardo dà un sapore molto particolare, molto infatti. Poi mettiamo l'uovo. Ti avvicino un po' tutto. L'uovo sta qui perché. Perché sta così? No, perché quando. Si era rotto. No, non si era rotto. L'ho sbagliato, cioè ho diviso la pasta perché adesso non facciamo in tempo a farla pronta, no? Ho fatto l'altra, quindi. Avevo messo l'uovo in tutte le patate, invece dovevo dividerla a metà. Dovevi dividerla. Ho capito. Non ho già capito, ma mi adeguo. Ti ha capito? Cioè praticamente stavo condendo le patate tutte insieme, invece dovevo lasciarne mezze per... Non ha già capito, lo stesso, ma l'importante è che ho capito, la gente a casa e l'ospite che abbiamo. Un po' di sale fino. Per il resto io non capisco, non faccio niente. Quindi avevo messo il pepe. Il pepe, la mia sale? Un po' di pane grattugiato che serve a tenere un po' l'impasto. Sì, vabbè, quello sempre. Allora, metto un pasto, posso leggere qualche mila? Ah, ecco, no, aspetta. Devo mettere un'altra cosa. Praticamente io, vedete, le cipolle le ho messe a scolare, in modo da raccogliere il sughetto, un pochino di olio, il sughetto, perché per dare sapore. Anche alle... qua però, sì. Se sono asciugate troppo. Sì. Dammi. Sì, no, eccola, Ivana, eccola, metti qua. Sì. L'ho lasciato apposta perché sapevo che dovevi scolare le cipolle. Si deve mettere un pochino d'olio. Poi se ci regoliamo che è poco olio, quello lì, ne mettiamo ancora un altro poco di questo. Allora, posso leggere una mila? Sì. Mi dai permesso? Devo leggere la mila della signora Maria Stomeo di Bari, con cui abbiamo intrapreso una corrispondenza epistolare tramite mail da un po' di tempo, perché da quando ci ha scoperti è la prima cosa che ha fatto ha comprato il libro, quindi lui ha spedito il libro, però siccome ci sentiamo spesso, volevo prima di tutto salutarla e poi vedere e farvi vedere come ha scoperto Teleonda. Cioè, cari di Teleonda, quindi de pia tutti, morì pure de pia. Per caso, dice, ho carpito la vostra emittente ieri a sera. C'era Luigi Tricarico, che sarei io, e una saggia signora che impastava e cuoceva le castagnole. Una passione di colpo mi ha presa e sono riuscita a scrivere al completo la ricetta per farli anch'io a casa mia. E state sicuri, dice, che la farò. È un avvenimento per mio marito, perché donna di lettere, mie e di altri, non amo trafficare in cucina. Poi dice, saluti e complimenti per la genuinità della trasmissione, per la verità degli argomenti che tratta, ma soprattutto per la seria letizia che la caratterizza. Saluti e complimenti ancora di cuore, Maria Stomeo. Ciao Maria e grazie. Solamente che io non sapevo che Ivana si chiama pure Letizia. Ah no, seria Letizia che ci caratterizza, che è spiritoso. Nina, ultimamente proprio... Allora, poi, eccole questa. Poi ci scrive Roberto, quando mi dici alt mi fermo. Stop al televoto. Quando c'è niente. Vediamo se sale. Vado? Molto poco di sale. Sì. Allora, Roberto Mellone Russo dice: buongiorno Luigi, finalmente sabato, nuova puntata del Ci Mangiamo Oggi. Siete mitici. Un mega abbraccio a te, alla zia Ivana. C'è na fare ti la clerici o ti la parodi. La zia Ivana si limita un pauta qui detoi. Un saluto da Roberto da Copertino. Grazie Roberto. Un bellissimo ampauta. Noi diciamo pocia, dal francese poche, loro ampauta. Stefania. Alta dominazione, no? Sì, infatti. Poi c'è Stefania Capoti, che è una signora che ci scrive dall'America. Dice: io sono la signora che ti ha scritto qualche volta dall'America. E lei le ha anche lette in onda, ma perché mi dà del lei? Sei più piccola di me perché ho visto la foto. Dammi del tu, no? Allora, grazie, dice. Questa è nostra figlia Andrea, infatti mi manda la figlia che ha in mano il libro della prima edizione del Ci Mangiamo Oggi. E la bambina lo sta sfogliando. Allora, ed è gallipolina americana e le piace tantissimo guardare il vostro libro ed in particolar modo le foto. È una tua piccolissima fans, una fan, anzi fan, fans è plurale, io l'inglese grazie a Dio non lo so, grazie a Dio. Un abbraccio grande dall'America, Stefania Capoti, di sempre la signora. Se lo leggi in onda, per favore, è scritto così, se lo leggi in onda, e quindi vabbè,
sei americana, italo-americana, quindi la forma forse ancora te la sei dimenticata. Quindi se lo leggi in onda, per favore, puoi mandare un saluto alla mia suocera Maria Cristina che ti guarda fedelmente? Grazie. E allora salutiamo la signora Maria Cristina, la suocera della signora Stefania Capoti. Ah, ci stai? Ciao la signora. Allora guardate, allora, vieni Maria, guarda. Ho fatto posto l'impasto. I tessali vanno tutti buoni, va? Sì, adesso l'ho messo un altro po'. Quindi mettiamo, quindi la pasta, cerchiamo, attenta, di dividercela a metà, no? Sì. Le patate, in modo da... E le mani unte, mi raccomando, sennò si incolla. Sennò si incollano, sì. Ah, come saccio. Poi la faccio pure te, sai questa? Mi raccomando. Poi se, tanto se te la vuoi rivedere, vai sulla sezione on demand di Teleonda e la vedi, e ti rivedi. Non vi dico ancora chi è. Buttati Gito, si dice, buttati Gito, me la dico all'ultimo segreto momento. Grandissima amica mia, da tantissimi anni, da io sono vecchio e ida da carosetta, pensate, mio picca. Allora, allora, ho fatto questo, quindi lo mischiamo così siamo... Ma l'altra che hai fatto, Ivana, con le ciabatte, te pure? Sì. Allora non assaggialo. Se no la... Quando ne mangi ciabatte? L'ospite che assaggia. Vabbè, l'ospite mangia, saggio, ma mangia l'ospite. Mangia quello quando lo faccio io, che che la faccio senza cipolla per me. Ma io penso che l'hai fatta senza cipolla. Non mi puoi di lasciare così, che te mi hai talmente tanto bene che me l'ha fatta per me pure. La frunci che non ne mangio manco io. Visto che me l'ha fatta allora? Va bene, che poi c'è anche la variante, si fa pure con le patate così, solo che si mette poi il prosciutto e il formaggio, no? Vabbè, ma quello è gatto, e non è mo ci vuole gatto, no? Dal francese gatteau. Non è picca di patate, è no, patate. Lo so. Quindi allora cerchiamo di stenderla, no? La cipolla. Allora, qua c'è tutto, Ivana, vedo capperi o no? No, ah no, non sono capperi, prezzemolo, pezzo di prezzemolo. Allora, quindi queste cose le metti a crudo adesso, crudo, praticamente. Sì, le mettiamo a crudo. Cioè qualcuno mi ha, quando hanno visto la prima volta che l'abbiamo fatto, cioè, ho capito perché a me quando lo facevo mi veniva nera tutte le cipolle. Perché le olive non si devono mettevano mettere. Mettevano le cipolle, no, cioè metteva questa signora le cipolle in questo coso qua. Nella pizzaiola, no? Nella pizzaiola. Le metteva a cuocere praticamente. È chiaro che diventavano nere, no? Poi mettiamo allora qua. Comunque abbiamo finito, questo è tutto. Aprimi quel vasettino. Quale, questo? Sì, un po' di aromi per arrosto. No, origano. Ah, solo origano. Dovevo metterlo nella pizzaiola, però me lo sono dimenticato, quindi lo vabbè, mettiamo così. Vabbè, bene, a posto, ecco, poi qua mettiamo allora i capperi. Questa è tipica proprio nostra salentina. Sì, salentina, sì. Questa è l'altra volta quando l'abbiamo fatta, perché avevamo più tempo, cioè abbiamo fatto altre cose. Abbiamo fatto la variante, cioè lo stesso impasto, sì, può essere fatto con la pasta di pane, no? Come, ah come sì, quando abbiamo fatto la pizza. La pizza di pane, sì, la pizza rustica. Queste sono olive nere. Questa è pizza, sono le olive nere nostre, no? Le celine. Le celine, e cace. Fatte in casa. Quelle che hai fatto tu. Poi ricordiamo che abbiamo aprire la chiudai le olie, ti ricordi che abbiamo preparate? Queste sono ancora quelle dell'anno scorso. Senti, va, a proposito, mi ero dimenticato di dire una cosa. Una signora che mi ho dimenticato di stampare la mail, no, me l'ha detto per strada. Dite che dal primo libro ha fatto la simulata con le cozze. Ha fatto. E dice che le è venuta male, nel senso che le è venuta con i grumi, non molto saporita e cose varie. La possiamo ripetere come ricetta? Perché quella è, se dobbiamo parlare di ricette, cioè, gallipoline, bisogna... quella è proprio una ricetta gallipolina, perché in altri posti la fanno con la polenta, invece noi qua a Gallipoli la facciamo col semolino. Quindi Ivana, visto che stiamo sotto la quaresima, sappiamo facciamo. Quindi abbiamo detto capperi, olive e acciughe. Filetti di acciuga. E poi chiaramente... Cioè per farla diventare più saporita bisogna aggiungere un pochino di sale, il sale, no? Cioè sì. Regolare. No, ma anche con i grumi, ti ricordi quando la facevamo noi, venne talmente cremosa, bella. Con i grumi bisogna fare attenzione a calare la... Cosa? La farina, no? A mettere la farina quando non deve bollire l'acqua, no? Sì. Perché se no... E si butta a pioggia piano. Si butta a pioggia e possibilmente si... Girando
mentre si versa. Con una frusta. Con una frusta, questo me lo ricordo. Però se possiamo farla, Ivana, la facciamo sicuramente, sì. Se no possiamo venire incontro a questa signora. Anche perché allora, possiamo ripetere qualche ricetta. Mi metto un pochino di olio. Ancora possiamo prendere questo olio. Perché tanta gente ci vede con saporito. Dimmi, sì, sì, parlo io. Fermati un attimo, che parlo io. Siccome tanta gente ci vede oltre i confini del Salento, quindi col digitale terrestre ormai si vede in tutta la Puglia, come abbiamo detto spesso e volentieri anche sulla costa ionica della Basilicata e della Calabria, tanta gente le prime ricette che abbiamo fatto, che abbiamo preparato, non le conosce o comunque non ha avuto modo di vederle. E quindi può darsi che sino a giugno, quando finirà la trasmissione, e ripeteremo qualche altra ricetta tipica calcolina. Allora, per fare quella di sotto l'abbiamo stesa, sì. Si stende facilmente, basta ungersi le mani. Questa invece bisogna prenderla un po' alla volta, ungersi le mani. Per non muovere il coso, praticamente. No, e fare la bella con le mani unte, se no si appiccica le mani. Non solo, ma poi se tu la metti in terra la devi muovere, sposti tutto il ripieno, no? No, la muovi con le mani, sennò si appiccica le mani. No, quindi cercare di farla sottile, sottile. Quello così, che non ho capito, tu la stai facendo a pezzettini, perché? Se per questo perché fatto? È logico, perché come fai a metterla tutta in terra? Perciò dico io, non solo quella difficoltà. Non la devi poi inquadrare bene nella teglia, questo vuol dire, quindi facendo così. Sto mettendo a pezzetti, quindi si fa a pezzi, non ho capito che cosa vuoi dire. Ma ci non mi facci spicciu? Allora, se tu prendi tutto un pezzo e la metti, prima di tutto si spezza. Impasti tutto, no? Si impasta tutto. E io quello sto dicendo io, vedi che la Gabriella... Oh. Mi stavo scendendo il nome dell'ospite. Ma che ha capito? Che c'è bisogno di spiegare queste cose perché sto facendo. Io così. Sono ignorante. Lo vuoi capire che io sono ignorante? Non l'ho fatta male. Mentre l'ho detto prima, mentre la parte di sotto l'abbiamo messa tutta insieme, l'abbiamo stesa perché non c'era niente. Questa la mettiamo pezzo pezzo. No, per coprire. L'ospite Monte la caccia, questa ti dà ragione a te. Ecco. L'ospite è una persona intelligente, almeno io la conosco per quello. Ha pezzo a colore ogni cosa. Io la conosco come una persona intelligente. Una persona intelligente e seria soprattutto. Anche se ne abbiamo fatti di tutti i colori. Ci siamo divertiti tantissimo. Quello non significa essere seri. No. Non essere seri. Sì, lo so, sto scherzando. Scherzare, essere allegri, essere gioiosi, non significa in questo senso non essere seri. Ne abbiamo fatte mille e una notte, ma non pensate male, mille e una notte nel senso che abbiamo fatto di tutto, di più. Essere seri. Guarda, quanta curiosità da Gemiso, guarda quanta gente dice, ma c'è sta cristiana, c'è. Vedi, poi mettiamo le pezze dove ci sono i buchi. Sì. Ecco, copriamo tutto. Quindi dopo questo abbiamo finito praticamente. Tu aggiungerai solo i pomodori là dentro, no? E poi abbiamo tutto pronto quasi. Cosa è pronto, sì. Sì, bene. Calinvoltini non è che ci vuole molto, no, per cuocere. No. Ma neanche la verdura, perché è tagliata a dadini piccolissimi, no? Quindi. Perché perciò l'abbiamo messa per prima, perché la pizza di patate c'è già. Abbiamo tappato tutti i buchi. Poi mettiamo un pochino d'olio sopra e con la mano cerchiamo di livellare, di unire, di far scomparire le giunture. Le giunture. Le cuciture, no? Sì, le cuciture. sei mitica. No, bella mia, no. Tu siete. Ne chiude uno o no? Basta. Sì, dammene un altro. Un altro. Tolgo il ecco primo. Ecco qua. Allora, poi sopra. Poi mi lavo. Si mette, ma vedete che si mette sopra, si mette, questo si mette. Si mette. Che stomaco, eh? No, è vero? Ah, vedi, mi dà ragione, l'ospite. Poi mettiamo un po' di pane grattato. Così si forma la crosticina bella. Tu con la tua attività non mi vedi, lo so che mi vedi poco, però io dico che parlo sempre perché devo riempire un'ora di trasmissione. Capito? E quindi come fai a stare zitto un'ora? A dire scemenze. E io le dico. Poi con un coltello cerchiamo di staccare intorno. Perché così. Ivana questo? Perché sennò resta appiccicato quando lo. Ah, questo è un trucchetto che non sapevo. Così quando cuoce quella che siccome si asciuga un pochino, si ritira, si stacca più facilmente da. Ma pensate. Bene. Allora questa è pronta. È pronta, però va messa in forno. Adesso vedremo. Tu finisci quello che poi faremo le due cose. Le cipolle sono. Vado a metterla in forno, questa.
di cottura, quindi vedete, assistente di studio, il brodo è pronto? Trasparenti. A me non il brodo mi piace, deve però così mi, cioè, sente un buon profumo. Sì, no, allora, quando cuoce la cipolla è un profumo eccezionale. Mettiamo un paio di pomodori, qua, questa quantità. Sì, perché giù questa è dimostrativa, adesso vi daremo le dosi, no le dosi, sì le dosi, per come al solito le ricette che sono scritte qua verranno messe le dosi di, alla fine di, le della dosi puntata. Della pizza di patate sono per una teglia, quelle lì più o meno di 30 centimetri. Quella che hai fatto già, che hai preparato praticamente. No, quella che stanno scritto sulla ricetta. Ah, quella che sta scritto sulla ricetta. Vi voglio ricordare una cosa circa il libro, e non so se tutti voi vi siete accorti, ma alla fine della puntata, dalla puntata scorsa, è stata messa la foderina del libro con un numero di cellulare. Quello è il numero mio di cellulare. Se c'è qualche edicola, se c'è qualche persona privata che vuole il libro, si mette in contatto con me e io ve li farò avere immediatamente. Non dico immediatamente, ma immediatamente. Immediata. La cosa, immediata. Sì, dialetto, no? Immediata, sì, immediata. Allora. Bene. Quindi questo è pronto. Quindi questo qua adesso cuoce, quando si asciuga per... Allora, siccome abbiamo finito e di là quasi è pronto tutto, no? Perché fra l'altro, come abbiamo detto, la pizza delle patate l'ha già fatta. Quindi fermiamoci 2 minuti. Così prendiamo respiro. Vuoi prendere, dico, no? No. Adesso presenteremo tutti e 2 i piatti, perché gli involtini sono quasi pronti. Quindi così prendo fiato, perché punto, ci fermiamo e poi andremo di là, presenteremo i piatti e andremo di là ad accogliere la nostra carissima ospite. Quindi qua dentro mettiamo pure un pochino di origano. Ho finito io, sai, inutile che sta a cuocere. Aspetta. Poco di origano, perché nell'altra mi sono dimenticata di mettere, abbiamo messo dopo. No? Allora, posso andare? Puoi andare. Ci vediamo fra poco. Allora, prima di presentare il nostro ospite e presentare le ricette, volevo finire di leggervi le mail, anche perché sono brevissime. Volevo salutare Elisabetta Nestola, che ha comprato il libro, lo vuole regalare alla mamma perché il giorno 17 è il suo compleanno. E la mamma si chiama Maria Stella. Signora, tanti auguri di buon compleanno. Poi Giada Ferendere se ci scrive: ciao Luigi, sono Giada, una tua grandissima fan del Ci Mangiamo Oci. Volevo dalla zia Ivana una ricetta sulle frittelle fatte con zucchero. È molto generica. E poi sulle zeppole di San Giuseppe, il procedimento della preparazione. E l'anno scorso, le zeppole, no? Le abbiamo fatte, vabbè, poi ne avremo modo di parlarne in questo periodo. Molto interessante, dice Marco Endino, l'usanza della fine del carnevale a Gallipoli con i 3 rintocchi della campana. Non ero a conoscenza. Ottima trasmissione, anche per il fatto che vengono lasciati questi messaggi da parte di Luigi e di Ivana. Grazie. E poi chiudiamo sempre col Valterone nostro di Calatone, perché ogni volta trovo una meno spiritosa. Guardate stavolta cosa dice: tu un bapì a Gallipoli, io un bava a Calatone, perché si chiama Walter, lui chiama un bava. Dice: ogni tanto incontro qualcuno che mi dice: ti piace quando scrivi alla zia Ivana? Oh. Complimenti, siete molto seguiti, anche molto a Galatone. Ciao a Oci 8. Grazie Walter, grazie a tutti. Allora, torniamo qua nel salotto, nel soggiorno della zia Ivana, perché come ho avuto modo di dire mentre preparavamo i piatti, c'è un ospite, no, e ripeto sempre, non è che io con gli altri ospiti mi trovo a mio agio, ma con questa persona, con questa amica che è venuta a trovarci, praticamente siamo cresciuti, fra virgolette posso dire, artisticamente insieme, anche se siamo nel nostro piccolo, no? Però siamo cresciuti quasi insieme, perché l'ospite di oggi è niente poco di meno che il maestro Gabriele Astea. Buonasera. Ciao Gabriele. Perché questo? Perché vi dico questo? Perché moltissimi anni fa, non diciamo quanti perché non ne vale la pena, no. Gabriele, il papà di Gabriele venne trasferito qua alla capitaneria di Porto di Gallipoli, che era ammiraglio. E all'epoca no, però poi ha fatto carriera, vabbè, però insomma. Allora, è stato naturale dalla capitaneria, perché suo padre alloggiava alla capitaneria di Porto, nei locali della capitaneria di Porto. È stato facilissimo per Gabriella poi venire nella neo formata Comunità del Canneto, perché erano pochissimi anni, sì. Mi sembra erano 2 o 3 anni che era stata fondata la Comunità del Canneto, e quando è venuta Gabriella è cambiata la Comunità del Canneto da così a così, ma non per... No, attenzione Gabriella, io non voglio dire che noi non facevamo niente prima, però
posso dire, la perché questo, sua, questo allora, intanto ha imparato a tutti a cantare, ha insegnato a tutti a cantare, perché lei diceva cantate come parlando come caddine, come quelle non si devono strascinare le canzoni, si devono fare. Allora, noi facevamo per esempio dimmi resta con noi, no lei dice, non si fa, non si canta così, insomma. Ci inserì poi man mano al coro, infatti io per quasi più di 20 anni ho cantato al coro della chiesa insieme a Gabriella, ci dividevamo le canzoni soliste anche con Luigi Mauro, che da pochi giorni è mancato, e anzi è bene che ve l'abbiamo ricordato, e quindi voglio dire, da lì è iniziato tutto. Allora Gabriella, io ho detto come sei venuta a Gallipoli, ma poi tu come ti sei ancora alla Contea del Canneto, quindi è la tua casa. È la mia seconda. La tua seconda casa. Guarda, io così aggiungerei qualcosa a quello che tu hai detto. Io non ho cambiato. La fortuna è stata che eravamo nel 76 o 77, in quegli anni ci siamo trovati tanti ragazzini. Perché eravamo, sì, eravamo ragazzini, sì, sì, sì. E con tanto talento. È stata una grande e fortuna. Tanto entusiasmo. E guarda, io dico sempre, Gabriele, che in ogni È stata una combinazione. C'era chi sapeva cantare, esatto. C'era chi sapeva suonare, c'era chi sapeva recitare, chi era bravo a fare scenografie, chi era bravo a inventare i balletti e poi a insegnarli. È stato veramente una sinergia, una grande combinazione. La fortuna di quegli anni, anni era un gruppo, guarda. E poi abbiamo perché abbiamo fatto. Abbiamo fatto di tutto di più. I carnevali, i gruppi popolari, le commedie, i musical. Abbiamo fatto anche tanti incontri all'interno del Canneto, proprio come incontri molto belli. Abbiamo chiamato Monsignor Bettazzi, abbiamo chiamato tutte le grandi personalità. Una cosa, torniamo un pochino indietro, anche negli anni. In quegli anni non esistevano i pub, non esistevano, sì, le palestre, sì, cioè, sono cambiati i tempi, è cambiato un po' tutto, quindi in quegli anni con l'entusiasmo poi di Don Santo, che era giovane, Don Santo poi... unito al nostro talento, perché veramente eravamo dei ragazzi sensazionali, cioè, sì, 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 bravi, sì, ma bravi, io... bravi in qualsiasi cosa noi, sì, 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 facevamo, sì. È stato un bel boom ed era bello stare in. Ma io, ed eravamo felici con ma io no, ma ti ricordi, noi stavamo in una stanza che era quanto questa, vabbè, molte volte si provava per la strada, sì, cioè, perché la stanza poteva anche non bastare, no cioè, all'inizio io, forse tu non ti ricordi, ma c'eri dove la prima sede era una stanza così, poi c'era un corridoio stretto, si andava in un'altra stanza, io c'erano 200 persone in quella stanza, sì, in piedi, pieno di malode, ma era bello anche quello. Era bellissimo stare insieme. Ma è giusto stare insieme, ma non si faceva niente la sera tante volte, no? E si stava lì. No, cioè praticamente no, si facevano prima le prove di qualsiasi cosa, sì, del musical, del gruppo popolare, del gruppo. Poi la sera, quando finalmente tutte le prove finivano, finiva tutto, finivano anche le riunioni, che Don Santo, certo, insomma, ci andava bella forte. Le sue orecchie rosse te le ricordi, sì, no? Sì, quando, sì, quando, sì, si arrabbiava. Quando si arrabbiava. Poi dopo si rimaneva lì e si stava insieme, si giocava a ping pong, si stava. Mi permetto di dire, le orecchie e il naso si faceva rossa, Don Santo. No, le orecchie ce le ricordiamo. E poi abbiamo fatto quella meravigliosa esperienza insieme, che è stato Jesus Christ Superstar, che noi abbiamo fatto, e questo. Vabbè, ma questa è stata una delle ultime. Partiamo da Caino Abele. Sì, noi abbiamo fatto Caino Abele, poi abbiamo fatto Storie di Periferia, poi abbiamo fatto Aggiungi Posto a Tavola, abbiamo fatto Jesus Christ Superstar, poi avete fatto, perché io non c'ero in quel periodo, Alleluia Brava Gente. Neanche io l'ho fatto quella. Ma poi dopo è nato il coro polifonico, poi è nata l'orchestra. Sì, 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 sì. Il coro polifonico abbiamo fatto delle tournée, che siamo arrivati ai confini della Puglia. Ma sei da Friuli? No, ma lo stiamo facendo. No, lo stiamo facendo apposta. Non finite a parlare, non finite manco. Beh, perché, per 3 giorni, ma perché a noi piace, a noi piace, perché sono stati periodi bellissimi. Sono per noi parlare di quegli anni. Io non ero nella. Mettiti un po' di formaggio, però, Gabriele, sì, intanto. Non ero io nella comunità, però la comunità l'ho vissuta pure io. E no, comunque era un punto di riferimento per tutta la città. Chi ancora nel santuario del Canneto, ancora magari non c'è tutto quel giro, certo, di persone, perché non è più parrocchia, quindi è santuario, certo, quindi automaticamente non c'è quel giro di persone, certo, non c'è stata la. Il ricambio non c'è stato, ma perché non essendoci comunioni, i bambini sono cambiati, Gabriele. Però comunque sia, io sono ancora là tutte le domeniche, sì, 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 sì. Cioè, no, io ho fatto altre scelte, vabbè però scelte voglio dire, però è ovvio, io qua, lo sanno anche qua, io spesso quando parliamo e divaghiamo durante la preparazione si fa proprio riferimento alla comunità del Canneto, perché allora era un punto di riferimento per tutta la cittadinanza, effettivamente, sì, sì, sì. E di là è passata la gente migliore.
Io sono convinto, no, ma parlo sempre di capacità, ma non il migliore, no, non deve essere presunzione questa. No, assolutamente. No, assolutamente, no, lungi da me un discorso presuntuoso. No. Cioè, quello che dicevi tu all'inizio, è tanta gente che sapeva fare delle cose che si sono trovate insieme. Sì, Una combinazione. Una combinazione. E tanto entusiasmo. E allora, vado? Queste sono le ricette, questi sono gli involtini di Scalora con il ripieno dentro, avete visto, con formaggio, riso, uova e cose varie. E questa invece è la pizza di patate con le cipolle. Gabriella, pronti? Assaggia questi pronti involtini, via. Vediamo io come vado, sono. Sì, così intanto e possiamo continuare. Sono buoni, eh? Mm-hmm. Ma senti Gabriella, ma tu hai imparato poi a cucinare perché tu sei stata sempre... no, tu la tua attività non ti permette di dedicarti molto alla cucina perché sei super impegnatissima. Ma è anche una cosa caratteriale, cioè io devo stare sempre piena di impegni, cioè il movimento, cioè sì. Fa parte di me. Comunque ho imparato anche perché io ho avuto la fortuna di avere la signora Cristina. Che noi salutiamo. Ciao. Cristina, che è bravissima, che cucina spesso a casa mia. E io ho imparato proprio perché ho guardato quello che ha fatto lei. Quindi Cristina, io so fare anch'io qualcosa. Poi dobbiamo ricordare anche che Gabriella dalla Confraternita del Carmine è stata scelta spesso e volentieri a dirigere l'Oratorio Sacro o lo Stabat Mater o la... Le frottole e quindi siamo davanti a io lo dico sempre a chi parla quando si mi trova a parlare con te di qualcuno che oltre ad essere direttore di coro, direttore d'orchestra, sei anche diplomata e laureata in conservazione e in direzione d'orchestra. Io ho tutti i diplomi possibili. Esatto. Quindi composizione, esatto. Esatto. Diplomata in pianoforte, fai concerti in giro, poi partecipa spesso come divertimento, perché tu lo fai anche per divertimento, ti ho vista spesso al Pescador Canto, perché lei la musica la concepisce a 380 gradi, no? Ma la 360. Musica, la musica è tutta bella, anche la musica leggera è bella. Infatti. Massimo. Come ho fatto anche la pizzica per tanti anni, cioè, la musica è bellissima, la musica sacra mi affascina, cioè per me è... Non è un problema passare così dalla direzione d'orchestra al Pescador Canto. Sì, non è un problema. No, infatti. Ma poi caratterialmente io ho bisogno anche di cambiare. Staccare. Io non potrei fare sempre la stessa cosa. Io ho bisogno un giorno di suonare, il giorno dopo di cantare. A quanti allievi hai insegnato il pianoforte, Gabriele, nella tua carriera? Parecchie? A casa mia sono passati quasi tutti i musicisti del salento. Sì. Chi ha fatto pianoforte, chi ha fatto armonia, chi ha fatto solfeggio, chi ha fatto l'abilitazione. Parliamo anche della Miriam Caputo, no? Tu hai suonato spesso a quattro mani. Però non è stata collega. Collega. Tu hai io spesso ho anche assistito a qualche concerto quando facevi la stagione al Canneto, no? E hai suonato spesso a quattro mani con la Miriam Caputo. Non si è mai interrotta. Io tutti gli anni, ancora oggi. Ah, la fai ancora? Ancora io ho perso oggi. Un po' la cognizione. No, ancora oggi facciamo delle belle serate, tutte in occasione della Madonna del Canneto, facciamo saggi, concerti, no, in quel santuario c'è ancora... No, io sono 2 anni che ho perso proprio col fatto che sono stato bene, quindi non... Io ci tengo tanto a quel santuario, io per quel che si può fare... Certo. Ed è giusto che sia così, ha tanto entusiasmo. Cambiano i parroci, cambiano i rettori, però... Ma l'entusiasmo è sempre lo stesso. Ma la Madonna del Canneto è sempre lei. Certo. Sì, no, io ultimamente non vado molto d'accordo con la Chiesa in genere, perché per problemi miei personali. Però voglio dire, rimango sempre legato al santuario, ovviamente, per tanti motivi. Quindi volevo dire che questo brodino poi si può... Ti piace, Gabriele? È buono, no? Si può mangiare, cioè se uno vuole... Sì. Arricchire, no? Quindi mettere dentro un po' di frisellino, di pane tostato. Allora, assaggiamo questa pizza di patate. Ma tu hai mangiato prima di venire? Sì. E ha mangiato, torna. Francamente l'appetito non gli è mai mancato. Io sono una buona forchetta. E poi se la vedete, vai 50 chili, sì e no, proprio perché consuma parecchia energia. Sì. Che poi la signora, sapete che fa? Corre, gioca a pallone alla squadra femminile. Così salutiamo tutti. Non si fa mancare niente. Diciamo allora, gioca a pallone, vabbè, diciamo che rincorro il pallone. Per giocare a pallone giocano le mie amiche che sono più brave. Però sto con loro. E poi la squadra femminile di salutiamo tutti. Capitanata da Caterina Fiore Company.
per non dare mancamento. E come si è imparata? Per non dare mancamento. Per non dare mancamento, imparato tutto. È formata da ragazze che giocano benissimo. Ripeto, io rincorro il pallone. Sì, per rincorro le amiche. Però dico, non ti fai mancare effettivamente niente. Io spesso quando vado nella zona Pep, la trovo che corre. Anche la trovo sempre che corre. Anche di anni, per poco, sì, perché chi ce l'ha mangiato, se no la ingrassiamo, se andiamo. No, allora. Vabbè, ma poi dopo dobbiamo dire tutto, oltre che lavoro, vado in palestra, che mi hanno detto, mi raccomando, salutaci, dobbiamo salutare tutti. Poi fai il piano bar con Marco, con tuo marito, no? Quello fa parte della musica. Sì. Voglio dire, salutiamo pure Marco. Ciao Marco, Marchino, Marchetto. Marchino. Ciao. Ciao. Insomma, ciao, a mamma e lo papà dobbiamo salutarli, no? Poi dici che ci dimenticavo. Ma ci vuole a mamma Stea. Mitica, a mamma Stea, mitica. Mitica mamma Stea. Mamma mia, allora, che ricordi mi ha suscitato oggi. Vabbè. Qui c'è un segno, forse non si vede, fatto con la forchetta, perché di qua c'è la cipolla. E di qua e non di ce qua n'è. Hai visto? Allora, assaggiamo questo, vediamo. E così. Allora, Gabriella, assaggia, vediamo. Vado? Allora, sì, vado, vai. Tutto? Non vedi, ho indovinato, no? Non è che ho sbagliato. No, se non le l'era viste già, io tengo sesto senso. Vedi com'è? Ho guardato a Gabriella quella con la... No, ma tanto Gabriella la mangia. Tutto. Mangia tutto. E qua c'è la cipolla. Bene. Non dave, non è. È buona, Gabriella, visto? È tutto buono, ma bene. Si sa già. Come quando vai al ristorante. La zaimana, si sa. Come quando vai ai matrimoni, pure che ha mangiato te cani, passi in sposi e facile. Me è buono. Sì, tutto buono, tutto speciale. Vuoi essere ne malanghi nei cristiani. No, se l'ho girato. Mamma mia, ma dai, cambia. L'ho conosciuto così, ti ricordi? Così è arrivato. E come fate carne, Gabriella? Mamma mia, che l'uomo dice cangia un pino, ma non Luizio. Che testa! E tu che te lo ricordi? No, ma sta scherzo, ovviamente. Non lo so, i nostri telespettatori, il nostro pubblico lo sa che è scherzo in questo senso, voglio dire, no? Anzi, ti ho risparmiata perché ho grandissimo rispetto di te. Ti ricordi già quanti anni tieni, ma non lo dico. Ecco. No, comunque a parte tutto Gabriella. Io l'assaggio. Io se dovessi firmare per tornare indietro, vorrei rifare tutto quello che ho fatto, con gli stessi errori e con lo stesso entusiasmo che avevamo allora. Ma anche con gli stessi errori, perché si cresce così. Si cresce con gli errori e con tutto il resto. Vedi, quando faccio discorsi seri, visto ci sono bravo, eh? Ma io non cambierei niente della mia vita. No, davvero, io mi ricordo che almeno io cantavo come una pecora. Io ho parecchi anni che non canto, da quando me ne sono andato al Canneto, però me la cavicchiavo, non è che ero granché, voglio dire, però mi ha impostato, ecco, e infatti io per la prima volta che cantai feci Caino a Bele e feci Giuda, sì, feci Caino, con la pelle, con la pelliccia, te pastore, tutto il resto, ecco, più o meno era come questo, vedete, di acciaio, dimenticai di togliere l'orologio. Ma questo lo può scordare? Ma questo non è al film... come si chiama? Covadis pure c'era l'attore che faceva. Vabbè, ma non il protagonista, non mi ricordo. L'hanno fatto vedere in televisione. Non è l'unico, va bene. Io una volta ho raccontato l'aneddoto di Nessuno ci ode. Davvero? Ti ricordi? Qua, sì. Siamo al deserto, Nessuno ci ode. Al buio, la notte di Natale. Tutti malati in terra per le risate. E chi cantava più? Dire, nessuno cioè, ci ode. Non era possibile più. Dice, papì, dobbiamo fare Maranatà. Dice, vabbè, la fai tu la... Perché la Madonna che sta lì sul treno... Questa non l'ho mai raccontata. Sì, no, la Madonna sul treno mai. Chiesa, vabbè, forse voi la racconto io mentre... Sì. Chiesa piena di gente, Canneto pieno di gente. Incontro Mariano era. Incontro Mariano. Ma qui con una serietà che insomma... Non... Che avevo io solo in quelle occasioni. Solo in quelle occasioni. Legge la lettura, cioè... E anziché dire Maria salì sul trono, eccetera, eccetera... Di Israele. Serio, eh? Maria salì sul treno. Di Israele. Mamma, ma chi poteva... Ma la cosa che... In quella chiesa. Ma la cosa che tu non sai, perché dopo non so se ti accorgesti... Quei disgraziati degli amici miei di allora trovarono un biglietto della Sud-Est vicino alla nicchia di Sant'Antonio e vennero e dissero: babì, per mo ci parti a Madonna, così te lo dai. E la Madonna salì sul treno di Israele. Beh, va bene, va bene. Dovessi allora, raccontare tutto quello che abbiamo fatto una bella chiacchierata, abbiamo ricordato i tempi che comunque sono andati. Spettacolare. Ecco, Gabriella è soddisfatta. Potete...
della cosa. Signori telespettatori, potete potete farle. Potete farla. Ti garantisco che c'è tanta gente che fa le ricette della Giovanna, sì, che tu non le vedi molto alla puntata. Io non vedo tanto. E lo so, perché ti ripeto, vai a Monopoli, al conservatorio, corri. Però ogni tanto ho acceso, cioè ti ho visto ogni tanto. Allora, Gabriele. Salutiamo i nostri telespettatori, grazie per questa chiacchierata. È stato bellissimo. E ti è piaciuto anche la preparazione, hai visto, no? Tutto bello, no? Sono divertita, complimenti, sei bravo come sempre. Vabbè, insomma, sì. Incenso. La Gabriella mitica, Gabriella Stea. Vabbè, allora, grazie per averci seguito anche questa settimana. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo. E come dice la zia Ivana, come ti puoi dire? A Osciotto. E grazie soprattutto alla Gabriella e ai tempi d'oro che abbiamo vissuto insieme, che sono... rimarranno nella nostra memoria in un modo indelebile. Ciao, arrivederci, grazie Gabriella. Ciao.